È il giorno di raduni. Ieri l'Inter con la partenza per Lugano, tra parentesi, Conte sta lavorando già sulla tattica, però alla tattica non partecipano, e non è un caso, i Cardi e Nainggolan, Gianluca Paparesta. Beh, questo è ormai un dato di fatto confermato dalle dichiarazioni di Marotta, che nel momento in cui dice che Nainggolan e Icardi non rientrano più nel progetto, probabilmente o avrà già un mercato e sa già dove piazzare due giocatori, oppure vuole dare un segnale comunque molto forte allo spogliatoio, certo che però rischia di intaccare il patrimonio dell'Inter per questi due calciatori che a questo punto sono messi sul mercato a un valore sicuramente inferiore rispetto a quello che avevano 6-7 mesi fa. In Quindi, questo momento. Sull'Inter possiamo anche. 48 ore Barella, Scusami, oggi c'era Gianluca, mi l'agente di serve. Barella e Nainggolan in sede. Vai, Alfredo. Sì, possiamo aggiungere anche, insomma, ieri abbiamo anche anticipato la formula che alla fine, salvo sorprese, sarà quella di un prestito con obbligo di riscatto, 10 più 30 più bonus. Quindi l'Inter pagherà. Ieri c'è stata una cena con Zhang, con il presidente, che ha riferito chiaramente alla proprietà le condizioni per chiudere questo affare. Il prestito con obbligo è la situazione che accontenta tutti, con chiaramente un pagamento poco dilazionato, con un prestito oneroso da 10 milioni, con 30 milioni arriviamo a 40, la base fissa dell'Inter che era partita da 35, più aggiungi dei bonus che possono essere 5 anche 7 milioni per avvicinarsi ai 50 che aveva chiesto Giulini. Confermiamo che non ci saranno contropartite tecniche, confermiamo che potrebbe anche arrivare più avanti un altro centrocampista, ma confermiamo soprattutto che visto che l'Inter ha promesso a Barella e manterrà questa promessa di imbarcarlo, no? Di caricarlo sull'aereo che porterà l'Inter a Nanchino per l'esclusiva di Sport Italia e per Inter-Juve del 24, ma ci saranno delle partite precedenti, che adesso c'è la corsa a prendere l'attaccante. Ora, mentre per Lukaku è chiaro che dilazionare il pagamento di Barella ti consente dei margini di manovra per Lukaku, avendo un accordo completo da almeno un mese con Lukaku, ma devi trattare col Manchester United che ti chiede 70-75 milioni. Per Dzeko, che è lì dietro l'angolo, io mi aspetto magari un'accelerata nei prossimi giorni, proprio per accodarlo alla comitiva dell'Inter che partirà. Inter che oggi ha ceduto una trattativa che non è andata bene ed era sorpresa a gennaio, Caramo al Parma. A titolo definitivo, e io su questo titolo definitivo penso che tra Inter e Parma più avanti ci possono essere anche altre situazioni di mercato. Perfetto, però non solo Inter, anche perché tra poco dovremo parlare della Juventus che vuole fare degli acquisti, ma allo stesso tempo deve iniziare E dobbiamo a tornare sul cedere. Napoli, E eh? dobbiamo. No, il Napoli non ci siamo proprio arrivati, adesso ci andiamo forte ovviamente sul Napoli perché ha parlato Carlo Ancelotti proprio in serata. Giovanni Capuano, però il problema dell'attacco dell'Inter inizia a diventare un problema, dico tra virgolette, serio quando siamo al secondo giorno di ritiro. Però Lukaku rallenta, Dzeko rallenta, a un certo punto però li devi chiudere gli attaccanti. Beh, insomma, l'incastro è che ci sono tre grandi attaccanti che in questo momento sono tre grandi problemi per le proprie società, che sono Dzeko, Higuain e Icardi. In qualche modo queste operazioni sono collegate. È chiaro che è difficile immaginare di chiudere per Lukaku se tu non hai la certezza di aver venduto Icardi, però diceva prima bene Gianluca, se Marotta, che è il miglior dirigente italiano, si è messo nelle condizioni di dire le cose che ha detto apertamente, di far sapere apertamente che Icardi viene escluso dalla parte tattica del lavoro in ritiro, è perché ha già il quadro in mano e ha già una soluzione, altrimenti sarebbe impensabile che vada davanti a un'estate in cui non ci sarà nessuno che non aspetterà gli ultimi giorni per andare a chiederti Icardi. Io credo che la situazione degli attaccanti, l'Inter in qualche modo abbia bisogno di sbloccarla perché poi tu puoi fare la settimana a Lugano di ritiro, escludendo gli attaccanti dalla parte tattica. Poi Lautaro adesso è in vacanza perché ha fatto la Coppa America, ma prima o poi dovrai anche consegnare, a Conte la possibilità di cominciare a costruirsi una squadra. Quindi io sono sicuro che Marotta ha già la soluzione in tasca e adesso, fra qualche giorno Tirerà sapremo fuori gli tutti. attaccanti.